Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale Ginger Life. Un saluto a tutti, un saluto ai nuovi iscritti. Oggi facciamo delle recensioni, come ogni tanto il mio solito, di roba acquistata su internet, in particolare su Amazon. Allora, questo mese abbiamo comprato tre cose su Amazon, io e l'Aurora, che ci servivano per casa. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questa. È una bilancia elettronica. Come ben sapete, tante bilance elettroniche si può comunque levare la tara per pesare meglio i cibi, misura bene fino a 5 grammi di peso, quindi l'abbiamo acquistata perché nella nostra cucina nuova non ne avevamo una, visto che ogni tanto bisogna pesare o le cose da mangiare o comunque dobbiamo pesare ad esempio il cibo per gli animali, visto che devono mangiare dosato, e avevamo bisogno di una bilancia di questo tipo. All'Aurora piaceva questo disegno che riprende un po' il vintage che ormai a lei piace tantissimo e stava abbastanza bene con la nostra cucina. L'abbiamo pagata all'incirca 14 euro con il Prime senza spese di spedizione e devo dire che ci troviamo molto bene. Un altro acquisto che abbiamo fatto che potrebbe interessare a parecchia gente è questo. È la batteria di ricarica per i cellulari, i tablet, aggiuntiva. Visto che oggigiorno i cellulari vengono usati parecchio, quindi si usano per comprare, per guardare le notizie, per guardare internet, Facebook, tutto quello che ci gira intorno, le batterie dei cellulari, oltretutto nella maggior parte dei cellulari di oggi sono integrate, quindi non è neanche possibile cambiarla quando non dura più tanto. Si sono studiati queste batterie alternative, aggiuntive, quindi hanno il loro cavetto USB, si caricano, il cavetto USB si collega direttamente al cellulare o al tablet che sia e potete usarlo come se fosse attaccato alla corrente. Sono portatili, chiaramente la grandezza vedete è grosso come la mia mano, quindi questa batteria è già una batteria di un certo livello. Perché esistono anche quelle più piccole a sigaretta che a dir mio e anche di altre persone che ho sentito non durano tantissimo. Quindi se volete un consiglio, comprate una batteria con almeno 10.000 mAh come questa, perché vi consente di caricare il vostro tablet o il vostro cellulare almeno per una ricarica piena, mentre quelle più piccole tante volte non durano. Questo tipo di apparecchio ha anche il suo segnalatore di carica, in questo caso è scarico, quindi deve avere quattro lucine accese, si carica direttamente con la corrente, quindi si collega come se fosse il cellulare alla presa di corrente al muro e ha una carica di circa 6-7 ore completa. Dopodiché, tramite queste prese USB, voi potete collegare il vostro dispositivo e mandarlo in carica. Questo apparecchio è costato all'incirca 20 euro senza spese di spedizione perché, vi ripeto, con il Prime non pagate spese di spedizione su tantissimi prodotti Amazon e devo dire che mi trovo parecchio bene. Ultimo acquisto che abbiamo fatto, ma non meno importante, è una telecamera di sorveglianza. Ve la faccio vedere questa. Questo tipo di telecamera di sorveglianza sono riuscito a trovarla su Amazon al prezzo di 40 euro. Questa telecamera è da interno. Perché l'abbiamo comprata? L'abbiamo comprata perché innanzitutto quando voi siete in ferie o da qualsiasi parte, magari andate via un paio di giorni, potete controllare tramite il vostro smartphone cosa succede in casa, se è tutto a posto, se non si è accesa una luce per sbaglio, comunque qualsiasi cosa succede in casa voi potete controllarlo tramite il vostro cellulare. L'abbiamo comprata anche perché quando andiamo in ferie io e l'Aurora molto spesso lasciamo i due cani nella stanza o nell'appartamento che abbiamo preso in affitto per andare a mangiare, esclusivamente perché non tutti i ristoranti accettano i cani all'interno, quindi visto che siamo in un posto nuovo, in un posto che non conosciamo, con gente vicini che non conosciamo, abbiamo preferito acquistare un dispositivo del genere in modo che se c'è una rete wifi, voi lo collegate alla rete wifi e potete in qualsiasi momento controllare se nell'appartamento i cani fanno disastri o comunque entra qualcuno o qualsiasi cosa succeda. Questa telecamera ha la possibilità di essere collegata sia wifi tramite l'antennino oppure direttamente
alla rete internet con il cavetto e ha un dispositivo di carica che, perché deve essere sempre attaccata alla corrente per funzionare, con il suo trasformatore. E io devo dire che mi sono trovato meglio collegandola direttamente alla rete internet tramite il cavetto, perché ogni tanto il segnale wifi con questo antennino andava e veniva, quindi la telecamera non si muoveva e non funzionava benissimo. Ha una visione perfetta, quindi vi ripeto, dal cellulare potete vedere quello che succede nella stanza dov'è o nell'ambiente comunque dove l'avete posizionata. Ha una visione in HD, quindi vi assicuro che si vede benissimo. Una visione notturna in HD, dove si vede praticamente la stessa cosa, però è tutto grigio, ma si vede benissimo come se fosse dentro la stanza. Ha la possibilità di muoversi, di basculare di 180 gradi in questo senso e di 360 gradi lungo tutto il suo giro. La potete gestire, come ripeto, direttamente dal vostro smartphone, muovendo semplicemente il dito sopra lo schermo. Quindi se voi volete ruotarla, alzarla, abbassarla o indirizzarla verso un altro punto, potete farlo direttamente come se fosse un videogioco. Vi assicuro che funziona benissimo, perché io ormai è 2 mesi che ce l'ho e funziona benissimo, e sono veramente soddisfatto di questo prodotto. Hanno lo stesso prodotto anche da esterno, quindi che resiste all'acqua. Comunque sia, penso che un dispositivo del genere, anche se da interno, visto che costa meno, perché quelle da esterno costano sui 90 euro, se avete un posto coperto dove posizionarle anche all'esterno, secondo me non ci dovrebbero essere problemi. Comunque questa telecamera è costata 40 euro, come ripeto, sempre col Prime, quindi senza spese di spedizione, quindi non so dirvi quanto fossero le spese di spedizione, ma vi assicuro che la telecamera funziona benissimo. Quindi se avete bisogno di un accessorio del genere per controllare i vostri bambini, i vostri animali, quello che succede in casa quando non ci siete, ve la consiglio, perché è ottima. Con questo chiudo il video degli acquisti del mese su Amazon. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!